Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la, con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, oggi Francesco non c'è perché Francesco verrà questa sera al MUT a Montegrotto. Vi ricordo che stasera c'è la riunione a Montegrotto in via Aureliana 11 presso il pub in Bolk. Pertanto deve fare dei giri per portare giù delle persone e non può essere in trasmissione. La trasmissione di oggi praticamente avrà essenzialmente tre tematiche di fondo. La prima tematica, riprenderemo il discorso che abbiamo fatto con quei criminali di Don Benzi e di Don Buonaiuto, che hanno mandato, secondo me sono loro, hanno mandato in giro per internet tutto quell'allarme sociale che effettivamente è estremamente grave, cioè una cosa estremamente pesante. E parleremo un po' di chi sono questi personaggi, visto che ho ripescato un po' di articoli del 2002, la mia rassegna stampa comunque funziona, e parleremo di questo perché è una cosa estremamente importante, specialmente per quanto riguarda la libertà religiosa, i principi fondamentali che sanciscono quello che è il patto costituzionale all'interno di questo paese. Vi ricordo che la violazione del patto costituzionale ad opera delle istituzioni comporta una dichiarazione di guerra all'intero paese, cioè è un vero e proprio atto di terrorismo nei confronti della popolazione, nel senso che lo Stato e le istituzioni sono tali soltanto perché esiste il patto costituzionale. Fuori dal patto costituzionale sono delle semplici associazioni a delinquere spesso. Pertanto è la Costituzione che garantisce la qualità e lo Stato, ed è la Costituzione, l'applicazione da parte dello Stato della Costituzione nei confronti dei cittadini, che praticamente sottolinea quello che è la relazione fra cittadini, cittadini al loro interno, e cittadini istituzioni e istituzioni e cittadini. Purtroppo non sempre sia molto chiara quella che è la relazione esistente fra Costituzione e cittadini all'interno di uno Stato democratico, perché purtroppo la struttura educazionale cattolica tenta sempre di imporre quella che è la visione dell'assolutismo religioso e cristiano. Bene, parleremo di questo come primo argomento. Seguirà un secondo argomento, parleremo della figura di Issione all'interno della visione, chiamiamola mitica se vogliamo, di Apollodoro della biblioteca, questo personaggio un po' particolare, lo vedremo un attimino, e infine probabilmente chiuderà gli argomenti della trasmissione per questa mattina, l'introduzione al discorso sulla percezione che continueremo a fare nella trasmissione dalle ore 19 e dalle ore 20. È importantissimo, cioè sono discorsi che vanno fatti, e vanno fatti a livelli diversi, sia a livello del ricordo di ciò che sono le antiche religioni e di ciò che è per esempio la figura di Sione all'interno delle antiche religioni. Issione rappresenta un concetto, un modo di essere, un modo di rappresentarsi dell'uomo all'interno della vita sociale e della vita della natura, che qualifica dei comportamenti morali. E però quello che è importante è la società in cui stiamo vivendo in questo momento e gli attriti e le contraddizioni che sta subendo. Ora, era da parecchio tempo che non succedevano allarmi del tipo «Ah, miseria, ci sono le sette sataniche». In realtà le sette sataniche non esistono, sono un'invenzione dei cattolici per nascondere le porcherie che fanno in nome del loro dio assassino. Però siccome fa comodo che esiste qualcuno da criminalizzare, da colpevolizzare, ogni tanto li tirano fuori. E in particolare questa, vi ricordate la volta scorsa? Vi avevo detto che era stata costituita ad opera della polizia dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine della Polizia una squadra speciale, nome in codice SAS, sta per Squadra Antisette, che era una task force specializzata che la polizia mette in campo per contrastare le attività illecite truffaldine di guru, santoni e sedicenti occultisti.
È composta da una quindicina tra agenti e altri che si occupano di reati legati al fenomeno della setta e dei gruppi esoterici. Il team farà capo al servizio centrale operativo della Direzione Anticrimine Centrale, diretta dal prefetto Nicola Cavaliere. Mi sembra che Cavaliere abbia appena avuto una nomina a vice comandante della polizia, una cosa del genere. Con l'aiuto di tutte le squadre mobili provinciali, la SAS lavorerà a monitorare il mondo occulto, raccogliendo e analizzando segnalazioni e dati, pronta a intervenire ovunque sul territorio per risolvere casi di crimini gravissimi, violenza sessuale, uso di droghe, sottrazione di beni legati a particolare culto. E nella notizia che veniva data via internet si parlava della collaborazione di un tale prete, tale Aldo Bonaiuto, dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Questa associazione, che è un'associazione criminale, un'associazione che praticamente vive sulla prostituzione, cioè vive agendo proprio nel mondo della prostituzione e commettendo dei crimini gravissimi contro la persona. Per esempio, la prostituzione innanzitutto non esiste, e dare della prostituta a una donna è fare un reato gravissimo, e questa è una cosa grave. Secondo, il cattolicesimo crea disagio sociale, crea emarginazione, dopodiché arriva a gentaglia come questa ad usare l'emarginazione come strumento di potere, strumento di coercizione all'interno del sistema sociale. E questo non è assolutamente accettabile, questo non è assolutamente tollerabile. Ora, quando avevamo finito la trasmissione della volta scorsa, Francesco in particolare è andato un po' alla ricerca della questione e cos'è che ha scoperto? Ha scoperto che alcuni anni fa c'era un gruppo denominato satanista dalle parti di... un attimino. Dalle parti, un attimo, mi farò saltare fuori i ritagli di giornale, eccoli qua. Dalle parti di Pescara, in cui quattro persone furono arrestate, e il nome di questa cosiddetta banda di satanisti era il nome degli Angeli di Sodoma. Questi fatti sono stati pubblicati dai giornali il 16 ottobre del 2002. Cioè, il 16 ottobre del 2002 quattro persone inquisite dalla polizia venivano arrestate. Ora, è dovere della polizia fare repressione laddove trova dei reati. È atto di destabilizzazione istituzionale e di destabilizzazione della società civile lanciare allarmi senza nessun supporto e senza nessuna prova. Ebbene, queste quattro persone furono arrestate e leggiamoci un attimino cosa scrisse allora, nel 2002, quel giornale, che io reputo sempre un giornale da guardare con assoluto disprezzo, proprio per le operazioni a cui si presta, che è il Gazzettino, rispetto a questo arresto. Diceva: minorenni adescati, drogati e sottoposti a riti con atti sessuali. Durante le cerimonie venivano utilizzati anche cadaveri. I ragazzi e le ragazze che cadevano nel giro venivano fotografati, le loro immagini alimentavano il traffico di materiale pornografico. Ecco gli Angeli di Sodoma, la setta collegata alla Chiesa satanica di San Francisco, che ieri la polizia abruzzese ha sgominato e che sarebbe stata attiva già da ben 7 anni. Quattro le persone arrestate. L'operazione è il frutto di indagini avviate all'inizio dell'anno scorso. L'inchiesta è coordinata dalla magistratura di Chieti. Il pubblico ministero Marica Ponziani ha chiesto quattro provvedimenti di custodia cautelare per due uomini di Chieti: Gaetano De Carne, 24 anni, catanese, residente a Pescara; Giovanni Carbotti, 31 anni, residente a Roma, ma originario di, vediamo un attimo se riesco a leggere queste pieghe, di Taranto. Con loro sono stati arrestati due fotografi di Chieti, Italo Diodato e Amleto Raimondo De Cesari. Altre 10 persone sono state denunciate a piede libero. Tra le accuse ipotizzate figura il sequestro di persona,
Attenzione, sequestro di persona, somministrazione di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, traffico di materiale pornografico, sottrazione e distruzione di cadaveri. Carbotti, rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli, si faceva chiamare Reverendo Jan Hus. E i riti satanici che organizzava si tenevano nel suo appartamento nei pressi della stazione ferroviaria di Chieti, Scalo e nel cimitero di Caramanico. Una storia fatta di violenze, mischiate a perversioni sessuali e a droga, con protagonisti minorenni, maschi e femmine, che venivano adescati fuori dalle scuole e negli stabilimenti balneari di Pescara, dove il catanese De Carne, detto il Bello, sfruttava la propria avvenenza per adescare le ragazze. Bastava poco quindi per conquistarsi la fiducia di ragazzi che venivano plagiati e costretti a partecipare a riti nel corso dei quali venivano violentati e fotografati. Durante i riti Carbotti compiva atti di autolesionismo facendo sgorgare il sangue dalle proprie braccia e costringendo le vittime, soprattutto ragazze, completamente assoggettate al suo volere per assunzione di droghe come l'LSD 25, Tip Speed e di sostanze alcoliche, a veri e propri riti di vampirismo. Le stesse venivano messe in fila e ricevevano la comunione satanica con francobolli imbevuti di droga al posto delle ostie. Questo è l'articolo pubblicato dal Gazzettino il 16 ottobre 2002 e non ha firma, per cui praticamente è un articolo che chiama la responsabilità collettiva di tutto il giornale del Gazzettino. Bene, mi sembra che sia un articolo abbastanza becero, no? Abbastanza allarmante. E questo nel 2002. Ebbene, vi ricordo che, guarda caso, a questa operazione di devastazione istituzionale partecipò anche Don Aldo Bonaiuto, guarda caso, la società di Giovanni XXIII, questa banda di criminali. In realtà, vi dirò dopo cosa pensa questo Bonaiuto, perché lo leggerò nel testo che ho messo in internet, nella pagina web. In realtà c'è da ricordare che quel giorno o il giorno dopo avvenuti gli arresti ci fu una trasmissione di Vespa che si chiamava Porta a Porta, nella quale si parlò appunto di questi casi, di queste persone arrestate, dell'allarme satanista, e Don Benzi farneticava come un ossesso affermando che 30 bambini ogni 20 o 30 bambini venivano sacrificati vivi dai satanisti. La polizia di Stato che rappresenta quella trasmissione diceva: ma guarda, non è possibile, noi non abbiamo i dati di sparizione di persone, cioè non è assolutamente vero questo. Ebbene, le farneticazioni di Don Benzi in realtà sono quelle che hanno prodotto questi articoli. E in effetti, sempre sul gazzettino del 16 ottobre 2002, a firma DM, questo DM come giornalista lo troviamo, in un altro articolo, sempre 16-12, col nome in esteso, tale Daniele Mastro Giacomo, che era il suo inviato, intervistava Aldo Bonaiuto, proprio dei criminali di Giovanni XXIII, il quale ha scritto una vera e propria relazione sugli angeli di Sodoma. È una setta pericolosa, scrive il prete, eccetera, e ne spara di tutti i colori. Ma di questo articolo specifico ve lo farò all'interno del documento che vi leggo, che è stato messo in internet. Cosa succede di tutta questa storia, di tutti questi strangolamenti, di tutti questi stupri, di tutte queste cose qua che succedono? Questo è il punto, perché purtroppo i cattolici cosa fanno? Usano giornalisti come quelli del Gazzettino, che si prestano squallidamente a creare allarme sociale, a creare disinformazione, a creare la paura del mostro. E questa è un'attività criminale che fanno i giornalisti del Gazzettino. Poi quando vai a protestare ti dicono: noi facciamo quel cazzo che vogliamo, noi sputaniamo chi vogliamo, ti rispondono gli articoli, i giornalisti del Gazzettino. Ebbene, a un certo punto cosa succede? Succede che comunque le indagini proseguono, vanno avanti, e cosa dicono le sentenze? Cosa dice il magistrato al processo? Allora,
Prima di tutto bisogna mettere in chiaro una cosa, non è che la Polizia di Stato abbia agito su niente, la Polizia di Stato ha agito in presenza di un traffico di droga, traffico più o meno grande, questo non ha importanza. E il problema non è tanto che la Polizia di Stato abbia arrestato delle persone che trafficavano droga o le ha condannate. Il problema è l'allarme sociale lanciato da delinquenti come Don Benzi e come Don Buonaiuti, trasformando una normale operazione di polizia che fermava uno spaccio di droga in un allarme sociale e una presenza di satanismo, squartamenti, stupri, violenza di minori, sequestri di persona, che andava a violentare quello che è la società civile. E infatti, cronaca, Chieti, angeli di Sodoma, Carbotti condannato, Diodato assolto, inviato in relazione, Chieti, cade definitivamente ogni accusa sui presunti ideatori della setta satanica, che secondo gli inquirenti adescava minorenni e si dedicava a riti e festini macabri a luce rosse. Carbotti è stato condannato a 9 anni per spaccio di droga e profanazione di tomba. Diodato assolto perché il fatto non sussiste. Qualcuno deve pagare per il vergognoso linciaggio mediatico. Dopo la soluzione con formula piena di Italo Diodati e la condanna a 9 anni di Gianni Carbotti per reati ben diversi da quelli di cui si parlò quando esplose il caso, Andrea Di Tizio, coordinatore cittadino di Chieti dei riformatori liberali e portavoce del club riformatori liberali Enzo Tortora, chiede che si faccia completa chiarezza sulla vicenda. I 4 imputati, ricorda Di Tizio, 2 dei quali assolti perché il fatto non sussiste, sono stati sbattuti nelle prime pagine di giornali e nei titoli dei telegiornali e additati come mostri e facenti parte della setta satanica Gli Angeli di Sodoma. Donaldo Buonaiuti, il sacerdote che collaborò in qualità di esperto con la polizia di Pescara, dichiarò su un giornale locale che erano stati fermati appena in tempo, prima che la setta sacrificasse un bambino. Qualcuno parlò anche di cannibalismo e scarnificazione di cadavere. Nella trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa vennero mostrati da Don Oreste Benzi oggetti sequestrati in casa degli imputati allo scopo di dimostrare la loro devianza. Di tutto questo, continua Di Tizio, rimangono 2 assoluzioni piene e 2 condanne per reati diversi da quelli di cui parlarono telegiornali e televisioni, oltre a un danno di immagine difficilmente riparabile, frutto di un linciaggio mediatico indegno. Giovedì scorso, e l'articolo è datato 9 ottobre 2006, noi ne siamo venuti purtroppo in possesso solo la settimana scorsa, infatti il tribunale di Chieti ha assolto Italo Diodato, 36 anni di Chieti, perché il fatto non sussiste, e condannato Giovanni Carbotti, 39 anni, a 9 anni e 2 mesi di reclusione per spaccio di droga e profanazione di una tomba. L'inchiesta dell'autunno del 2002. L'inchiesta partì nell'ottobre del 2002, quando la squadra mobile di Pescara arrestò 4 persone che secondo gli inquirenti adescavano bambini e profanarono cimiteri per organizzare macabri festini a luce rosse. Secondo l'accusa, la setta adescava i minori per poi coinvolgerli in riti a base di droga, sesso e simbolismi satanici nelle scuole, nelle città e negli stabilimenti balneari. I minorenni, secondo gli inquirenti, venivano adescati, drogati e sottoposti a riti con atti sessuali. Gli investigatori ritenevano che durante le cerimonie venissero utilizzati anche cadaveri. I ragazzi e le ragazze che cadevano nel giro venivano fotografati e le loro immagini alimentavano il traffico di materiale pornografico. I 4, Carbotti, Diodato, il fotografo Teatino, Amleto De Cesare, assolto con formula piena, e il capo carismatico Gaetano De Carna, condannato a 11 mesi per spaccio di droga. Si muovevano ispirati dalla setta statunitense Church of Satan ed erano stati anche accusati di sequestro di persone, somministrazione di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, traffico di materiale pornografico, sottrazione di cadaveri. Nelle abitazioni di ragazzi vennero sequestrati anche scheletri e parte di cadaveri. Bene, da tutto questo reato, da tutto questo marasma, sono stati assolti. E tutta la campagna diffamatoria e i miliardi che si è guadagnato il Bruno Vespa,
e i miliardi che ha guadagnato il Bonaiuti e il Don Benzi, stuprando le persone, offendendo, millantando, suscitando allarme sociale, sdegno sociale. E i soldi che ha guadagnato il Gazzettino scrivendo articoli aberranti, offensivi, diffamatori, gratuitamente diffamatori. Tutte queste persone che hanno guadagnato sulla pelle attraverso la diffamazione, attraverso le offese, attraverso la denigrazione. Tutta questa gentaglia criminale sarà mai chiamata a pagare per i loro delitti? Il terrorista criminale Bonaiuto, il terrorista criminale Don Benzi pagheranno per quello che hanno fatto? Questi criminali che stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. La libertà civile in questo paese è importante, fondamentale. Guai se criminali come Don Bonaiuto e Don Benzi mettono le mani sulla libertà civile di questo paese, sulla libertà religiosa. È vergognoso vedere questi criminali costringere bambini in ginocchio a pregare come degli ossessi. È vergognoso che questi criminali vengano concesse dei centri per recupero delle difficoltà sociali che vengono prodotte dalle parrocchie e dagli oratori. Questa è la vergogna di questa società. Ed è vergognoso che una polizia di Stato accetti di essere equiparata con personaggi criminali e terroristi di questo genere. Perché questa è di una gravità enorme, immensa, immane. Quando le istituzioni si fanno inquinare da questo tipo di persone, significa che le stesse istituzioni hanno dei problemi al loro interno e dei problemi gravissimi. Comunque, quando successe allora nel 2002, noi stavamo subendo un violentissimo attacco ad opera di una serie di diffamatori cattolici, per cui sappiamo esattamente cosa significa subire attacco da criminali assassini come i vescovi, da criminali assassini come i preti, da criminali assassini come i giornalisti del Gazzettino, diffamatori, vigliacchi, farabutti, gente pronta a sputare in faccia alle persone pur di guadagnarsi soldi, pur di vendere i giornali. Certo, esistono anche giornalisti nobili, esistono anche giornalisti che sanno fare il loro lavoro, esistono giornalisti che vogliono anche andare alla ricerca della verità delle notizie, dei fatti in se stessi. Perché certamente se questi ragazzi non avessero avuto l'appoggio di qualche giornalista che ha voluto vedere qual era la sostanza delle dichiarazioni folli di gentaglia criminale come Don Benzi, delle dichiarazioni folli come gentaglia criminale di Bonaiuto, se questi giornalisti non avessero messo il naso, probabilmente le cose sarebbero scivolate via, nessuno avrebbe visto. Le accuse sarebbero diventate realtà giudiziaria, sarebbero entrate probabilmente in sentenza, tanto chi se ne frega. Non sono mica Previti, non sono mica Berlusconi. E c'è anche questo atteggiamento fra i magistrati, cioè sputare sulla piccola gente e inchinarsi davanti a persone che hanno soldi e seguire più attentamente quei processi delle persone che hanno soldi e disprezzare invece le persone che chiedono giustizia. Purtroppo è un retaggio dell'assolutismo cristiano che va a intaccare quella che è la società civile nella quale viviamo. E noi allora nel 2002 eravamo sotto attacco, un attacco pesantissimo ad opera di un'organizzazione criminale che era il GRIS, che era l'ARIS, che era il Biffi di Bologna, che era la Radoani, che faceva parte di un gruppo di destabilizzatori istituzionali, che era alcuni collaboratori anche qui in zona che lavoravano per diffamare. E guarda caso, quando venne fuori questa notizia, Diodati, venne fuori anche la notizia che Diodati era legato, guarda caso, a uno dei diffamatori qui in zona. Allora scrivemmo: le accuse che vengono fatte a queste persone sono le stesse accuse che i cattolici fanno alle altre, che i cattolici fanno alle religioni diverse da quelle cattoliche. E c'è qualche diffamatore pronto a darne voce, a sottolinearlo, a urlarlo. Eppure, vedete, scrivemmo, Diodati è accusato di queste cose infami. Ebbene, abbiamo un diffamatore che è un suo amico. Come si è venduto? Quale prezzo gli è stato dato per passare da uno che era amico di Diodati
a uno che faceva come professione il diffamatore delle persone di religioni diverse. Quanto è stato comperato? E sottolineiamo questo aspetto. Esattamente come oggi sottolineiamo come quelle accuse che vennero fatte nei suoi confronti erano delle accuse false. Bene, in internet io ho fatto questa pagina. La potete trovare http://www.federazionepagana.it/buonaiuto.html. L'attività di terrorismo sociale di Don Oreste Benzi e di Don Aldo Buonaiuto. Questi personaggi, che vivono sul disagio sociale e sui bisogni delle persone, hanno dimostrato un'attività finalizzata a costruire la miseria sociale, il disagio sociale, l'allarme sociale, al fine di garantire a sé e ad altri un profitto mediante delle azioni illecite che, nel contesto in cui si svolgono e per i mezzi messi in atto, si definiscono azioni di terrorismo. Questi personaggi sfruttano i bisogni di persone indifese che vigliacamente chiamano prostitute e disagi che hanno prodotto mediante le parrocchie e gli oratori, inducendo all'uso di sostanze stupefacenti migliaia di giovani al fine di assicurarsi il potere nella società civile mediante l'uso dei mezzi di informazione. Attraverso l'uso dei mezzi di informazione garantiscono ai cattolici un atteggiamento comprensivo dell'opinione pubblica nei confronti dei delitti sociali che la banda criminale cattolica commette. Mentre vengono additati al pubblico crimini assolutamente inventati, attribuiti a persone indifese al fine di millantare, rispetto ai media, un potere coercitivo che nella società civile è attribuibile soltanto ai magistrati. Nell'ottobre del 2002 ci fu un'azione di polizia pescana che portò all'arresto di alcune persone con varie accuse. Dal Gazzettino del 16 ottobre 2006 leggiamo: arrestati 4 angeli di Sodoma, Pescara, individuata setta satanica, minorenni adescati, drogati e violentati sessualmente, un fotografo riprendeva tutto. Il PM Marica Ponziani ha chiesto 4 provvedimenti di custodia cautelare per 2 uomini di Chieti, Gaetano De Carne, 24enne, catanese, residente a Pescara, e Giovanni Carbotti, 31 anni, residente a Roma ma originario di Taranto. Con loro sono stati arrestati 2 fotografi di Chieti, Italo Diodato e Amleto Raimondo De Cesare. Altre 10 persone sono state denunciate a piede libero. Tra le accuse ipotizzate figura il sequestro di persona, la somministrazione di sostanze stupefacenti, violenza sessuale, traffico di materiale pornografico, sottrazione e distruzione di cadaveri. È dovere della magistratura compiere accertamenti laddove ha notizia di un qualunque reato. L'accertamento dei reati ad opera della magistratura non dovrebbe mai comportare una condanna preventiva delle persone, ma questa è una cosa che appartiene allo stato giuridico. Posso capire che il magistrato parta da ipotesi, qualche volta inventate in modo strumentale, diverse da quelle che poi risulteranno dalle indagini, ma non sono disposto a tollerare che tali ipotesi vengano usate per costruire allarme sociale. A quelle indagini si affiancano come esperti dei veri e propri criminali che, usando il paravento delle indagini, procedono a commettere delitti gravissimi di procurato allarme sociale per assicurare l'impunità a delitti gravi commessi dalla Chiesa Cattolica. A firma di DM, il giorno 16 ottobre 2002, un articolo del Gazzettino in cui il criminale Buonaiuto definisce il gruppo arrestato a Pescara la sua attività, facendosi forte di una consulenza che questo Don Buonaiuto avrebbe fornito alla squadra mobile di Pescara. Se la squadra mobile di Pescara si è lasciata far fessa da Buonaiuto, nulla stupisce se gli indagati per satanismo sono stati assolti perché il fatto non sussiste. La squadra mobile di Pescara non si è chiaramente mossa sul nulla. C'era un'attività di spaccio di droga che andava comunque repressa e le persone coinvolte nello spaccio sono state condannate. Io non censuro l'attività di polizia. Io censuro l'uso sociale che qualcuno di tale attività ne fa, in particolare i criminali Don Benzi e Don Buonaiuto. Io ricordo la figuraccia fatta da Don Benzi durante la trasmissione di Porta a Porta di Vespa, in cui affermava di decine di bambini sacrificati ogni anno a Satana, mentre la polizia presente in trasmissione affermava che ciò non era vero. E ricordo anche lo stupore di Vespa a fine trasmissione dovuto alla scoperta di aver fatto una trasmissione su nulla. Ma il terrorismo sociale ha il nome di Don Buonaiuto. In un articolo del 16 ottobre 2002 il Gazzettino a firma di M scriveva:
L'esperto parla Aldo Buonaiuto, sacerdote e consulente del PM. Cannibalismo e scarnificazione, i loro riti prevedevano la morte. Pescara. Per risolvere il caso, la squadra mobile di Pescara si avvalse di una consulenza davvero speciale, un po' come nel film L'Esorcista. L'esperto è un sacerdote della comunità Giovanni Paolo XXIII, Don Aldo Buonaiuto, il quale ha scritto una vera e propria relazione sugli angeli di Sodoma. È una setta pericolosa, scrive il prelato. Il gruppo è intensamente coinvolto nel mondo sommerso e oscuro del satanismo. È stata trovata in casa dell'accusato una cartellina intestata al reverendo Jan Haas. Vi ricordo che, anche se non è scritto così il nome Jan Haas, Jan Haas è il nome di un riformista boemo che fu bruciato vivo dalla Chiesa Cattolica perché difese le tesi di Wirklift e dette l'avvio a un sisma nella Chiesa Cattolica. Oltretutto la Chiesa Cattolica mise in atto una vera e propria campagna di denigrazione e di diffamazione nei suoi confronti per poterlo bruciare, perché Jan Haas, che era rettore di una università, aveva anche l'appoggio dell'imperatore, che gli aveva garantito l'immunità. In realtà dopo la Chiesa Cattolica fece fesso anche l'imperatore e fu bruciato vivo. Tanto per la cronaca, anche se non è scritto in questo modo Jan Haas. Dentro c'è la foto di una donna nuda incatenata e supina. Non si sa se è stata sacrificata. Haas è sicuramente un reverendo della setta. Ha una tessera ricevuta dalla chiesa di Satana di San Francisco. Il nome Haas sta per cenere, che fa riferimento al concetto di distruzione di materia e di morte. Gli angeli incarnano la purezza infantile con riferimento ai sacrifici dei bambini. Cioè, questo è Buonaiuto fuori di testa, è semplicemente un pazzo. Tale rituale sconfina nel cannibalismo, nella scarnificazione, nella sodomia. Una volta l'accusato e il suo collaboratore accennano ad uccidere un bambino. Una delle vittime ha rivelato agli inquirenti la sua deviazione mentale, lo ha portato a propositi di cannibalismo nei confronti di un bambino. Ha un'immagine di Babbo Natale che con ghigno brandisce un'ascia, e questo fa pensare ad una forma di satanismo acido misto a satanismo adulto, dove i comportamenti sono più indottrinati ed organizzati. Fra i testi sequestrati è stato trovato il libro dell'estasi e del dominio. Annuncia di voler costituire un grotto che sta per comunità di chiesa satanica. Trovato in casa anche un serpente, un pitone, è il simbolo biblico del demonio. Cioè, se Buonaiuto è veramente un pazzo, cioè non esiste alternativa, e questo è quello che scrive il Gazzettino. Andiamo avanti. Fin qui la relazione conferma tutto. Donaldo risponde, perché siamo davanti adesso a una piccola intervista, conferma tutto Donaldo, e Buonaiuto risponde: è una setta molto pericolosa, perché tutti i testimoni hanno sostenuto che più volte l'accusato ha accennato a forme di cannibalismo e scarnificazione. Minacce o realtà? Questo tipo di sette non scherza, perché i loro principi si rifanno a riti che prevedono anche la morte con suicidio o omicidi. Ci sono precedenti, molti, in tutti i testi della congrega si parla di sacrifici umani, di forme di cannibalismo e di morte, l'istinto di uccidere fa parte del rito previsto dagli angeli di Sodoma. Lei teme che ci siano stati anche dei morti nei riti della setta? Non lo so, però mi vengono in mente tanti omicidi rimasti insoluti. Si dovrebbe indagare anche in questa direzione. Il satanismo e il fenomeno delle sette sono in crescita allarmante. Invasati? No, gente seria e decisa. Certo, non si può generalizzare. Costituzionalmente esiste la libertà di culto, anche di questo tipo, ma qui siamo in presenza di un gruppo davvero pericoloso e violento, criminale, e tanti giovani diventano facili prede. E poi c'è l'elemento adolescenziale, si parla di minor, anche di bambini. È un satanismo adulto con il culto della morte e dell'omicidio. Questo è l'intervista a Buonaiuto. Cioè, questo è un criminale. E il Gazzettino si è prestato a un atto di destabilizzazione istituzionale. Cioè, si è prestato a un atto criminale. Queste le fantasticazioni di Buonaiuto, il cui fine è quello di trarre profitto dalla prostituzione e dalla droga attraverso quello che questi criminali chiamano recupero di. Infatti nascondono le cause che producono il disagio sociale e che la loro stessa organizzazione provoca. È di venerdì 8 dicembre 2006 la notizia apparsa sul quotidiano La Repubblica, in cui un tossicodipendente
uccide la fidanzata a Milano e si giustifica con la polizia. L'ho dovuto uccidere, era il diavolo. Che differenza c'è fra le dichiarazioni di questo assassino e le dichiarazioni farneticanti di Buonaiuto? E non è un caso isolato. Il giorno 3 dicembre 2006, cioè dicembre di quest'anno, sempre sul giornale La Repubblica, appare la notizia di un uomo di 36 anni di Enna che tenta di ammazzare la figlia di pochi mesi affermando: «Io sono Dio e mia figlia è il male. La mia missione è sconfiggere il male, per questo devo ucciderla». Che differenze ci sono fra queste affermazioni e le farneticazioni di Don Buonaiuto? È terrorismo sociale. Se in questi due esempi ci sono dei reati limitati alla singola persona, Don Buonaiuto cerca di distruggere la società civile. Buonaiuto sta strozzando una bambina. Buonaiuto non sta strozzando una bambina di pochi mesi, ma sta strozzando la società civile, creando allarme attraverso un farneticare che non ha nulla di diverso da quella del tossicodipendente di Milano o del padre di Enna. L'organizzazione criminosa Comunità Giovanni XXIII parla di allarme sociale relativo alla presenza di 600.000 satanisti. Farneticazioni per nascondere l'allarme sociale che provoca la presenza di migliaia di preti cattolici. Loro sì danneggiano con le loro norme anticostituzionali la società civile. Può stupire se la sentenza del processo di Pescara assolve gli imputati dalle accuse di satanismo? E li assolve perché il fatto non sussiste? Si stupisce soltanto che a Don Buonaiuto e a Don Benzi non dava dei pazzi o dei farneticanti. Si stupisce che ha dato credito alle loro affermazioni demenziali. Ma la sentenza di assoluzione degli angeli di Sodoma viene fatta passare sotto silenzio e la stampa, che nel 2002 aveva riempito pagine e pagine con dichiarazioni demenziali, passa l'assoluzione sotto silenzio. Non si tratta di mancanza di interesse sociale per la notizia, ma di asservimento alle direttive cattoliche. In piena deferenza ai comportamenti imposti dai cattolici, gli uomini vanno prima stuprati e poi derisi se chiedono giustizia. La polizia ha indagato per spaccio di droga. Qualcuno ha usato quell'indagine per lanciare un allarme sociale gratuito. Risultato? Due persone condannate per droga e tutti assolti per i reati attribuiti come setta satanica. In coda alla pagina c'è l'articolo prelevato dal web sull'azione degli imputati. Ed ecco il colpo di scena. Il giorno 6 dicembre 2006 viene battuta dall'ANSA una notizia: costituita una squadra speciale antisette che indagherà nel mondo dell'occulto in collaborazione con le squadre mobili provinciali. Questa notizia viene lanciata come un prete come collaboratore. Questa nuova sezione del SCO, la cui nascita è stata annunciata con una circolare inviata qualche giorno fa dal capo della polizia Gianni Di Gennaro a tutti i questori d'Italia, si avvarrà anche della collaborazione di un sacerdote da sempre in prima linea su questo particolarissimo fronte, Don Aldo Buonaiuto dell'associazione Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. In coda alla pagina poi troverete anche l'articolo. In sostanza, stando a questa notizia, la polizia di Stato intende avvalersi di un criminale come consulente, un criminale che appartiene ad una religione diversa dai culti religiosi nei confronti dei quali dovrebbe essere aperte le indagini. Questo si chiama attentare al dettato costituzionale sulla libertà religiosa. Sembra, da quanto viene pubblicato, che la Polizia di Stato conceda una patente ufficiale a delle persone la cui attività è chiaramente finalizzata all'evasione sociale, approfittando del disagio sociale. Il disagio sociale è la loro fonte di potere nella società civile. Il disagio sociale, costruito dalla Chiesa Cattolica, viene usato dalla Chiesa Cattolica come fonte di potere e di coercizione sociale. Ancora una volta, la Costituzione della Repubblica appare in pericolo. Appaiono in pericolo le attività delle persone all'interno della società civile. La prima domanda che ci poniamo è: per quale motivo la Direzione Centrale Anticrimine ha avuto l'esigenza di costruire una squadra speciale su un problema sociale che non esiste? Perché non una squadra per la repressione del crimine messo in atto dalla Chiesa Cattolica? È sufficiente l'omicidio e il tentato omicidio di questi giorni per giustificarne la Costituzione? Per non parlare delle decine di delitti legati alla coercizione educazionale imposta ai cattolici su minori indifesi e privati del loro essere persone di diritto costituzionale e costrette in ginocchio a pregare.
Perché costruire una squadra speciale antisette quando l'unica setta pericolosa in questo paese è la Chiesa Cattolica? Tanto pericolosa che la Corte Costituzionale in questi 10 anni ha ripetutamente sentenziato, sottraendo privilegi religiosi con cui la Chiesa Cattolica milantava un potere nella società che non gli spettava per diritto costituzionale? Non è che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato stia tentando di affiancare la Chiesa Cattolica per aiutarla a distruggere la società civile e le sue istituzioni? Quali sono i risultati che dovranno portare a casa questi poliziotti impegnati in questa squadra speciale? Sicuramente qualche mago da televisione sarà arrestato per truffa. Sicuramente qualche delitto può essere represso, ma in ogni caso questo non giustifica la costituzione di una squadra speciale, a meno che in realtà non ci sia il tentativo di mobbizzare dei poliziotti mettendoli in una situazione operativa in cui non possono nuocere l'insieme del corpo di polizia, dando loro degli incarichi assolutamente fantasiosi. Tutto può essere nel grande mondo delle istituzioni pubbliche, però non si può tollerare che la società civile venga messa in pericolo per le fantasie di qualche folle e di qualche giornalista che vuol vendere qualche giornale. E questo articolo è stato messo naturalmente in internet da qualche giorno e anche parecchi visitatori. Naturalmente non è solo questo quello che abbiamo fatto, è che chiaramente a quel punto tutto quello che è l'ambiente dei gruppi religiosi diversi da quello cattolico è ovviamente in fermento, perché non si sa esattamente cosa stia per succedere. Non che possano succedere chissà quali cose, può succedere semplicemente una grandissima rottura di scatole, e questo sì, una rottura di scatole gratuita ad opera delle forze di polizia, che poi viene sfruttata dai cattolici per fare il massacro sociale, l'uso dei giornali come massacro sociale. Ed è questo esattamente ciò che si teme, non tanto il fatto che la polizia faccia cose illegali o cose illecite, di questo non ce ne preoccupiamo, ma ci preoccupiamo invece l'uso che i cattolici, l'uso dell'informazione, l'uso che la stampa ne fa di questo tipo di cose. E là si crea effettivamente un allarme sociale, perché se noi come pagani siamo tutto sommato abbastanza tranquilli, cioè non è che abbiamo dei problemi particolari, ci sono effettivamente in giro per l'Italia qualche decina di gruppi che hanno anche timore soltanto ad essere pubblici, e pertanto queste persone hanno anche delle difficoltà a presentarsi in pubblico e possono essere facilmente irretite da gentaglia come Buonaiuto e da gentaglia come Don Benzi, e non è giusto che ciò succeda, assolutamente. E in effetti ciò che noi temevamo oltretutto era anche una recrudescenza di azioni nei confronti del Bosco Sacro, cioè nei confronti del nostro luogo di culto. E così è uscito un piccolo articolo sulla Nuova Venezia, che dice Nuova Venezia l'8 dicembre, venerdì 8 dicembre, che dice: non siamo satanisti, questa non è una scusa non richiesta, la famosa excusatio non petita dei latini, che suona come un'accusa manifesta. Carlo Simeoni, Claudio Simeoni, beh, c'è un errore, è il pontefice massimo della Federazione Pagana, che ha a Jesolo un centro di riferimento molto importante con un bosco sacro di un ettaro in via Cagamba, a 2 passi da Piazza Milano, e un punto di riferimento in Franco Santin, sempre del Lido, anche per le frequenze di Radio Pagana. In un momento in cui il clima è di nuovo teso tra sette e conflitti religiosi, Simeoni, occhi penetranti, grande forza spirituale, ma anche educazione e pacatezza, teme ora un assedio delle forze dell'ordine di qualche svitato. Un passo indietro. Da qualche anno Simeoni e la Federazione Pagana vengono a Jesolo per compiere i loro rituali, che coincidono solitamente con equinozi e solstizi. Li celebrano al Bosco Sacro di Santin. Loro non sono tanto dei maghi o maghe col copricapo a forma di cono rovesciato e la bacchetta magica. Invece di adorare e riconoscere un solo Dio, professano un antico culto legato alla natura
e agli elementi naturali che rispettano e con i quali in qualche modo entrano in contatto. Tanti dei che popolano la natura e che risvegliano col rito dei fuochi e molti altri. Sentiamo parlare di sette di satanismo, nuovamente alla ribalta con gli ultimi fatti di cronaca, spiega il pontefice pensando a Jesolo. Noi siamo una federazione legalmente riconosciuta, che ha vinto anche delle cause in tribunale. E qui c'è un errore del giornalista, ma non è importante. La Chiesa ci ha osteggiati e siamo andati anche in causa, ma una sentenza pronunciata a San Donà ha stabilito come possiamo muoverci, cosa dobbiamo rispettare e perché dobbiamo essere rispettati dagli altri. Non abbiamo nulla a che fare con le sette, continua. Noi non ci nascondiamo e non facciamo del male a nessuno, ma non vorremmo, perché diversi, essere adesso perseguitati con controlli continui e con atteggiamenti accusatori. E questo è stato un articolo che ringraziamo il giornalista naturalmente della Nuova Venezia, ci ha permesso di mettere le mani avanti, perché la mia sensazione è che, siccome conosco abbastanza bene qual è la situazione nazionale dei gruppi religiosi, ci saranno sicuramente dei tentativi da parte di Gentaglia, come Don Aiuto e Don Benzi, di salvaguardare il loro diritto di praticare il genocidio, di salvaguardare il loro diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, di salvaguardare il loro diritto a trasferire nella società civile quelli che sono principi che dal punto di vista costituzionale e per il concordato dovrebbero essere racchiuse all'interno della Chiesa Cattolica. Ebbene, quando i cattolici trasferiscono sulla società civile questi principi, di solito devastano la società civile. Ed è questa la nostra preoccupazione, anche perché noi siamo ben attrezzati, ma molti VICA purtroppo non lo sono attrezzati, vivono ancora un po' con la testa fra le nuvole, si credono di essere garantiti da una società che sì ti garantisce la libertà religiosa, ma te la garantisce rispetto alle leggi, non rispetto all'attività di devastazione morale e sociale messa in atto dai cattolici. Davanti a questi purtroppo la legge non ti garantisce, meno che non vai in tribunale. E questo è quanto è tutto rispetto alla questione di Don Benzi. Purtroppo è un problema aperto, torno a ripetere, ed è un problema piuttosto importante. Sì, fra le altre cose, io oggi stamattina sono andato dalla polizia provinciale a discutere sui provvedimenti da prendere per la salvaguardia dell'altare sacro,